Allora, anche per stamattina le camere sono sistemate. Quella lì è roba da portare giù da buttare. E i letti sono fatti. Come avete visto, ho sistemato là, abbiamo sistemato. Domani facciamo qui. Ed eccoci di nuovo in macchina. Perché ho portato Giorgia e Nicole ai pop, perché quando vanno ai pop, Giorgia si ferma. Sì, vabbè, va. Nicole si ferma, siccome vengono con lo stesso pullman, anche con Manuel. Nicole si ferma a mangiare da noi, fanno i compiti. Infatti, già hanno fatto i compiti, hanno studiato. Poi le porta ai pop. Infatti, Nicole si porta già il cambio e tutto, e poi le porto giù io e le riporto a casa, perché il papà di Nicole a lavorare fuori e non può, e la mamma di Nicole lavora e quindi non può, perciò ci penso io, non c'è, tanto comunque dovrei venire giù per portare Giorgia, quindi non, cioè, non cambia niente, non è che dice, uno dice magari vai apposta, no, devo portare Giorgia, quindi adesso mentre le aspetto. Siccome, oh, che bel cagnetto. Siccome non mi sono, diciamo, attrezzata per andare a camminare perché ho messo le scarpe sbagliate e perché non pensavo di andare a camminare, sinceramente, ma più che altro non tanto perché non ho voglia di andare a camminare, perché sono stata benissimo, però è perché devo andare a prendere l'acqua perché siamo rimasti con una cassa sola. E infatti adesso stavamo anche valutando, siccome l'anno prossimo vogliamo fare degli altri spostamenti, di mettere poi il depuratore dell'acqua, di modo che eliminiamo anche questa cosa qui dell'acqua, sia di andarla a comprare che andarla anche a prendere alla casetta. Perché comunque anche alla casetta adesso mi diceva mia madre che ad Acqui hanno fatto un po' un casino, nel senso che adesso c'è la tessera, devi averla per forza, non puoi più mettere i soldi sciolti e devi per forza ricaricarla da almeno 20 euro. E quindi, cioè, diciamo che se viene fuori una cosa del genere, viene fuori una cosa, secondo me, non, cioè, conveniente sì, perché comunque continua a costare quel prezzo lì l'acqua, quindi va bene, però se uno in quel momento non si trova con 20 euro e magari è solamente 2-3 euro, non si può andare a prendere l'acqua se gli serve perché non può metterli, quindi mi sembra una cagata. A parte questo, quindi volevamo, diciamo, eliminare tutti i problemi, però adesso vediamo un attimino, l'anno prossimo vediamo un po' come va. Per adesso ci teniamo questa cosa qui e quindi vado al Conad perché ci piace l'acqua del Conad, e visto che dobbiamo comprarla, almeno ne compriamo una buona. E intanto che ci sono, volevo fare un girettino da Teddy per vedere se magari hanno messo qualcosa di nuovo, così, tanto per sbirciare un po'. Non voglio spendere soldi, ma solamente sbirciare. Perché così, tanto per fare un giretto. Mi hai messo il tuo ragazzino? No. Boh, vediamo se troviamo un parcheggio. Oggi è stata un po' una giornata frenetica perché le bambine si sono preparate per tornare a scuola domani, quindi è stato tutto molto da preparazione, no? E quindi guarda come se fossi matto. E niente, quindi ho trovato, c'è tantissimo parcheggio, ma non è che il Conad è mai, no, ci sono delle volte che il parcheggio sopra perlomeno è pieno, ma non sempre sempre. Comunque adesso andiamo a prendere quest'acqua e poi andiamo a fare un girettino da Teddy. Vedete, ero proprio davanti al Conad, ma niente Conad perché oggi chiude alle 19 per inventario.
quindi ha chiuso praticamente. Adesso, perciò, andiamo all'Eurospin. Tanto va bene lo stesso, ci piace anche quello. Vabbè, a parte il fatto che starò poi lì fuori da... Vado a prendere l'acqua e poi starò fuori da... Da dove fanno i pop. Non riesco a trovare le chiavi, le cerco. Entro in macchina e vado a... Buongiorno, allora oggi è giovedì 1 ottobre, quindi buon ottobre a tutti. Benvenuto ottobre, io sono, beh, infatti ho iniziato già con una giornata nuvolosa, con la nebbia di nuovo dopo qualche giorno di sole, ma obiettivamente sono contenta. L'unica cosa è che abbiamo notato che le bambine, che le finestre di sopra stanno facendo la condensa, quindi stasera, cioè oggi in giornata, magari quando arrivano poi loro, oggi pomeriggio, andiamo a prendere una stufetta elettrica di sotto, la portiamo su, così almeno se la attaccano e perlomeno la finestra non fa condensa, anche perché per la stufa ci va ancora tutto il mese di ottobre, quindi nel frattempo bisognerà ben scaldare in qualche maniera. In realtà non fa freddo, però per evitare che venga questa condensa che rovina il lavoro fatto finora, bisogna accendere un po' la stufetta elettrica. La tengono bassa e boh. Adesso sto andando a casa. Le bambine sono tornate a scuola. E Pia non sta tanto bene, ha delle pustoline molto strane sul corpo, non ne ha tante, ne ha due in faccia qua, una in fronte, una qua. Adesso sento poi il pediatra e vediamo un attimino che cosa dice. Cos'è una? Dove sono Sabrina e Giada? A scuola. E Pia? E qua Pia con la mamma? E niente, qui adesso sento il pediatra per vedere un attimino che cosa possono essere queste puttoline. Poi ha questa tosse mega galattica, ma perché è una testa di cocomero e si leva le calze, le ciabatte, tutto. Non tiene niente nei piedi, quindi scarpe, si leva tutto. Adesso andiamo in casa. La prima cosa che facciamo è andare a ritirare la roba stesa su, perché ho paura che magari il tempo peggiora. E poi facciamo colazione e boh, vediamo un attimino cosa fare. E domani sera ricordatevi che c'è la live. Giusto? Sì. Domani sera c'è la live e basta. E andiamo in casa a fare qualcosa. Bisogna sistemare la cucina perché ieri sera ero proprio cotta e non ho fatto niente. E poi, vabbè, bisogna fare i letti e basta. Quindi
Sono in bagno che sto per andare a caricare un'altra lavatrice e volevo farvi vedere che ho fatto le palline con la saponetta Alga e le ho messe in questo sacchetto dell'IKEA, quelli che ho preso, che vi avevo fatto vedere. E devo dire che è comodissimo. Finora devo ammettere che i panni sono usciti sempre molto puliti. E siccome non ha profumo praticamente e ho da finire dei vecchi ammorbidenti, li sto mettendo un po' per profumare il bucato. Ho ancora dei detersivi da finire, vecchi che avevo comprato. Olivia, basta! Però penso che non li ricomprerò poi più perché mi trovo veramente molto bene con questo sapone. Io non so se voi lo usate, fatemi sapere se l'avete già usato, come vi trovate. Io devo dire che è una scoperta eccezionale. O comunque se prenderò degli ammorbidenti o dei detersivi, assolutamente bio. Vi avevo già detto che avevo preso questa decisione. E provando questo sapone alga sono rimasta molto soddisfatta e quindi dubito che tornerò indietro. Qui ho messo su la pentola dell'acqua per la pasta di pranzo. Andrò a fare un sugo semplice e la condiamo e mangiamo così. Poi, se qualcuno ha ancora fame, c'è insalata e pomodori. E boh, il pranzo di oggi semplice, veloce e via. Adesso vi giro così vi saluto. Io e i miei capelli da sconvolta siamo qui per salutarvi, per concludere questo vlog che è durato ieri e oggi. E niente, oggi è il 1° di ottobre, come sapete i video tutti i giorni erano fino praticamente a ieri, ma oggi era comunque un giorno dove sarebbe dovuto uscire un video, quindi l'ho mantenuto. E adesso da lunedì, sabato ci vediamo con la live, domani alle 21:30. E poi da lunedì riprendiamo la programmazione con 3 video a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ma molto presto ci vedremo di nuovo tutti i giorni. Per il momento non vi spoilerò niente, perché vabbè, è un progetto, ma qualcuno magari potrebbe già saperlo. Comunque, cosa ci aspetta? Io mi devo assolutamente lavare i capelli. E stamattina mi è anche arrivato il ciclo, evviva! E quindi io vi mando un bacione. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo domani alle 21 con 21:30 con la live e lunedì con un nuovo video. Ciao!